Cari quadisti, sempre sabato, Crossodomo Garaello, e vediamo il mezzo di Tony Sousa Borgia, Anthony Sousa Borgia. Buon amore, Andrea, Cesari, buon amore! Ecco, voi state pensando, lui stia salutando tutte le varie topposgnotte del Crossodromo, invece stava salutando Andrea Cesari, qui purtroppo non ci sono più i piloti di una volta, vabbè. Ma a parte, signori, non è vero, assolutamente, una bellissima moglie Tony Sousa Borgia e una famiglia spettacolare. Allora, stiamo vedendo un lavoro che è stato fatto. Anthony è entrato in pista con il mezzo preparato da Inquad. Loro utilizzano una particolare struttura anteriore della TBS, e questa struttura anteriore della TBS permette di sostituire degli spessori. Cioè, vedete, questa parte sinistra è la parte che ancora non hanno toccato, e questa è la parte destra che sono invece andati, sulla quale sono andati a lavorare. Vedete che non ci sono più gli spessori nella parte iniziale, ma sono stati spostati nella parte che guarda posteriormente. Usando le TBS, questo cosa comporta? Che il pilota può decidere dove posizionare gli spessori e quindi variare l'angolo di incidenza del mozzo ruota anteriore, quindi la retta, l'angolo della retta sul piano parallelo del terreno, scusate, sul piano del terreno, la retta tra i due mozzi ruota, variare l'incidenza, cioè l'angolo di questa retta sul piano del terreno. Praticamente ha come su una moto, se voi mettete le forcelle più dritte, cioè ha deciso di avere più inserimento, di avere una moto più reattiva in entrata curva, anche a scapito magari della stabilità del mezzo stesso nel veloce, perché nel Crossodromo Galaello sinceramente le velocità sono abbastanza basse e quindi il pilota ha richiesto questo tipo di regolazione. In queste cose è veramente importante un pilota come Tony Sousa Borgia, perché è un grande pilota ma soprattutto un grande collaudatore, una persona che ha un'esperienza e una passione sui quad che è incredibile. Lo ha portato a lavorare direttamente per molti marchi, per molte case, per Honda, per Yamaha, proprio come sviluppatore, come collaudatore, e quindi è un personaggio che ti aiuta a mettere a punto il mezzo e ad ottenere un mezzo adatto ai 20 minuti, ai 25 minuti della gara di domenica, cioè avere un mezzo che gli consente nell'arco della gara di ottenere le migliori prestazioni in assoluto. Abbiamo visto il mezzo comportarsi bene e vedremo nel secondo turno se queste modifiche richieste da Anthony al team in quad lo porteranno a un miglioramento della sua prestazione. Anthony comunque è un pilota che non spara mai il tempo prima delle cronometrate e che tende a mantenere, diciamo, a nascondersi fino alle cronometrate, dove nelle cronometrate riesce a picchiare il tempo, e comunque è un pilota che rende molto in gara piuttosto che alle cronometrate. Fulvio, eccoti qua, una volta eri tu che giravi i bulloni, adesso sei l'addetto al frigorifero. Adesso com'è questo? Grande Fulvio, stiamo vedendo la preparazione del mezzo, come vedi in quadra per questo appuntamento? Ma speriamo in una buona prestazione. Il circuito è bello, Tony purtroppo non lo conosce, sta cercando nel primo turno e secondo turno di memorizzarlo. E già richiede variazioni tecniche. Sì, facendo delle modifiche all'avantreno e vediamo che succede. Per correttezza, ovviamente questa intervista non verrà pubblicata prima della fine della manifestazione, per cui quello che possiamo spiegare noi ai nostri utenti delle variazioni non verrà pubblicato per prima della fine della competizione, quindi non ci sarà un vantaggio per gli altri team nel sapere esattamente le regolazioni che ha effettuato Tony. Ma diciamo che sono delle regolazioni prettamente personali. Tony desidera un inserimento in curva più reattivo perché il circuito non è velocissimo, e quindi stiamo facendo questa prova adesso sul secondo turno, vedremo se la scelta sarà giusta o meno e poi decideremo per la gara di domani. Fulvio, abbiamo visto Tony che in questo primo turno non ha neanche minimamente accennato. Beh, questo non è vero, qualche richiamino l'ha fatto a chiudere il salto della casina. No, ma nessuno, penso quasi nessuno abbia forzato nel primo turno di prove libere,
e molti piloti non conoscono il tracciato, specialmente gli stranieri, quindi tutti stanno memorizzando il circuito, nessuno ho visto che abbia fatto delle prestazioni. E dai, darai come indicazione a Tony di provarci sul salto della casina per fine giornata? Lo stiamo valutando, perché non penso sia fondamentale farlo, anzi, pochi decimi forse... in meno al giro, esatto. non troppi, insomma. Sì, e il rischio forse non ne vale... è quello di non concludere la gara. Non ne vale la pena, sì. È un salto abbastanza difficile e strano, perché ti proietta tutto all'esterno. Forse non lo faremo. Non sei sicuro di avere abbastanza velocità quando ci arrivi per chiuderlo, che poi è il problema più grosso. Non serve, come ripeto, è un salto abbastanza strano, quindi non vedo la necessità di chiuderlo. Forse di giocarsi tutto in un semaforo rosso, mettiamola così. È molto importante la partenza su questo tracciato, è abbastanza stretto, partire bene è fondamentale, è abbastanza difficile come tracciato. Sicuramente. Grazie Fulvio, grazie, un salutone e un in bocca al lupo per la Libera, un risentirci a fine giornata al Team Inquadri. Grazie. E adesso vediamo Tony Sousa Borges, grandissima gara nel campionato europeo, grande Tony parla italiano praticamente zero, parla qualche parolina grazie a Fulvio, che non spiaccica una parola in una lingua diversa, e quindi un po' sta imparando, ma lasciamo la parola in francese a Tony per descrivere il crossodromo di Odolo, questa pista, e per dirci cosa ne pensa fino adesso. Tony, parla in France. Beh, pour la piste de Odolo, elle est assez cassante et sinueuse technique. Il y a plein de petits hoops qui se sont formés dans les freinages et dans les courbes. D'où avec le mécano du Team Inquad, on peut se permettre de régler entre deux épreuves libres. Donc on va essayer de régler la machine pour le mieux et qu'elle soit le plus compétitive et le moins fatigante pour moi, le pilote, et pour pouvoir arriver à faire un bon résultat pour demain. E spero, da quello che abbiamo capito noi, è importante regolare la moto in queste prove libere per ottenere il miglior risultato possibile nella giornata di domani. Bravo, sì. E questo, sappiamo che Tony è probabilmente uno dei migliori piloti in Europa per poter ottenere questo. Grande Tony! E adesso, a parte il ciao di Tony, facciamo vedere Tony Sousa Borges full gas, mitica frase, e siamo sicuri che il grande Tony della gara di domani sempre full gas. Signori dal Team Inquadra, dal box del Team Inquadra, un grande saluto dal Fero e un arrivederci a fine delle prove libere.